Monica, siamo in diretta. No. Sì, te lo giuro, siamo in diretta. No, non è vero. Prima che la Monica si mangi tutto il pacchettino Non è di... Siamo in vero. diretta, te lo giuro. No, non sei in diretta perché non mi è arrivata la Ma come? La Ma sei Monica, una maledetta. all'angolino del mezzogiorno. Cioè, io sono qua in diretta, mi sto mangiando i biscotti. È che sono i novellini, sono buoni da morire, allora non si può non mangiarli. Poi ho fame. Ho avuto un attimo di Mi paura. Ho vendicherò avuto comunque. un attimo di paura perché non credevi che fossimo in diretta, invece siamo No, in per diretta. niente. Magari dicevi qualcosa di... Di solito quello che ha da dire lo dice, quindi non è che... Scusate, io stavo mangiando proprio nella mia completa libertà. Comunque, sì, siamo in diretta. Comunque... Ciao. Ciao, benvenute. Ciao Sonia, grazie, ben arrivata. Continuiamo a chiamare Queste queste dirette. dirette aperitivo creativo, perché tanto come avete Io visto... l'aperitivo l'ho fatto con i biscotti, Esatto, quindi. quindi continuiamo a chiamarlo aperitivo creativo. E oggi vi facciamo vedere due progettini per la festa della donna. Magari aspettiamo che si Magari collegi due bollicine qualcuno. insieme ai biscotti, non è che non ci Bollicci. attaccano tanto, però a Ma tema acqua aperitivo. frizzante, dici? Ah, sì, effettivamente. Un Poi goccio di acqua sto in leggermente negozio con frizzante. due astemie, quindi di per sé... Che te ne vuoi? Vero? Perfetto. È andata Allora, così. vabbè, non ce ne frega nessuno, No, penso, quindi... infatti. Allora, oggi vi parliamo appunto di due progettini dedicati alla festa della donna, visto che comunque si sta avvicinando, visto che comunque Quando è siamo... la festa della donna? Aspetta, adesso sono un L'8 po'. marzo. Sì, no, quello sì. E non questo mercoledì prossimo, quello dopo ancora. Due Perfetto. Quindi due settimane settimane giuste, giuste secche. da oggi. Perfetto. E, Scusa. mi ha interrotta. Cosa volevo dire? Niente, vi facciamo vedere due progettini. Uno, lo avete già visto. Chi non l'avesse già visto, comunque glielo riproponiamo perché vedo che è comunque un progetto che piace. E, è perché si poteva anche attaccare su, sai? Ah, è l'asolino Sì. questo. Infatti ha un filo appiccicato. E uno l'avete già visto l'anno scorso, per l'appunto abbiamo già fatto il tutorial, quindi se volete andare a vedervelo è caricato sia su YouTube. Yes. Sì, perché la Monica ha creato tutte le grafiche nuove adesso, è stata molto brava, gliel'ho detto anche ieri. Tutto nuovo primaverile, tutto con i Esatto. nostri colori, con qualche margheritina un po' per ravvivare. E per l'appunto trovate il tutorial della Fattina Mimosa, che è lei. Ecco qua, ve la faccio vedere da vicino, dimmi se poi si vede. I kit saranno disponibili da domani pomeriggio, perché li rifaremo sicuramente. Il vestitino in vello, la testina in legno, volendo la possiamo anche già dipingere nel kit, quindi se avete domande, richieste, necessità, voi basta che chiedete, quindi appunto nel kit possiamo già metterla già dipinta. In mano ha il mazzolino di mimose, che non è già pronto, ma si realizza proprio da zero, perché è Lo un... dovete fare voi, anche Esatto, quello. è un filo di ciniglia, quello che usiamo per i pupazzetti, per gli amigurumi, creato, praticamente questo fiore si crea con dei nodi, quindi anche le foglie sono create con il panno lana, questo è panno lenci, eccetera, eccetera, e poi ha la luccia in mushgummi o gomma crepla. Poi in realtà questa fattina si poteva si appendere, io invece l'ho incollata sulla scatolina, che mi piaceva incollarla su una scatolina, però Adesso le appunto... scatoline ce le abbiamo anche più grandi, da 3 cm Sì, perché forse è un e po' piccolina, avevo questa l'ultima. Comunque appunto questa fattina è fatta così. mezzo. Vuoi che te ne porto una delle scatoline? Se vuoi portarmela, sì, ma... Ecco, poi l'unica cosa che cambierà, perché questa è quella dell'anno scorso, saranno i capelli, ma sono comunque belli. Cerchiamo di metterli sempre... Sapete che utilizziamo... Ci sono clienti che vengono in negozio e ci prendono in giro dicendo: ah, voi siete quelle che usate La lana bella per i la lana capelli. bella per i capelli. Siamo noi. Quindi, comunque non ci sarà questo tipo di filato, ma ce ne sarà uno altrettanto bello. Promesso. Il kit viene 8 euro di un pezzo, 15 euro di due pezzi, come l'anno scorso, pari pari. Non abbiamo aumentato, nonostante qua I aumenta rincari tutto. di ogni. Il kit rimane tale e quale. Poi vi spiego anche di questa qua. Volevo far vedere Dimmi, intanto. Stella. Allora, prima di tutto saluto Angela, Ciao. la nostra collega. Ciao. Ciao, ci siamo viste domenica.
E ciao anche Maria Grazia che ciao. Dice che bei progettini, grazie. Siamo contente, tutto giallo. Tutto in tema giallo. Queste sono le due scatolette che vi volevo far vedere insieme al progettino della mimosa. Questa appunto era una scatola di cartone. Invece che non abbiamo più perché era fatta a cuoricino. Esatto, che queste sono finite. La metto con le gambe per aria. Per aria. Però da sostituire volendo ci sarebbe la scatolina di plexiglass, questa molto carina con il suo coperchio, che è quella che avevamo preso per fare il progetto della bambolina bonbon, quella del libro di Staffel, quello nuovo, è la stessa scatolina. E l'altra invece è quella di balsa, un pochettino più grande e tonda in questo caso, e è quella che avevamo usato, così da darvi sempre un riferimento, per fare la scatolina Lalla e la scatolina Lollo del nostro libro, quello fatto con amore, quello dedicato ai bambini. Le scatolette, allora, che potremmo proporre... Sì, sono escluse dal kit, quindi sì. Il kit è solo per la fatina e viene 8 euro di una e 15 di due. Che potete comunque appendere, esatto. Quindi non è necessaria la scatolina, ma nel caso in cui voleste farla appoggiata, come la proposta in questo caso la Franci, ci sono le due varianti delle scatoline e queste sono a parte. 2,60 quella di plexiglass, 3,50 invece quella di balsa. Stavo per dire, spero che se le ricordi perché questo improvviso fuori era, onda... Era così da aggiungere, un plus, diciamo così. Poi ieri sono andata al supermercato e ho preso la piantina, così abbiamo fatto tutto un... Tutto tema giallo. E allora, il secondo progetto che vi facciamo vedere, che in realtà è il progetto che ho presentato ieri, è questo qua. Questo si chiama Folletto Mimi. Ho voluto fare un folletto che sia anche un po' maschietto, senza codini, un po' diverso da quello dell'anno scorso, così differenziamo anche un po' le cose. E ha solo un pochettino di frangettina, il berretto in pannolana e poi appunto volendo l'ho incollato sul bassa lingua, si può dire? Che cos'è? Sì, questo è un po' è una versione estesa, espansa della bassa lingua. È comunque una piattina, diciamo, di sempre di legno, di balsa. È una bassa lingua per un gigante. Esatto, questo. Una bassa lingua per un tirannosauro. Anche? Perché non so come l'hanno chiamato. Comunque appunto si può utilizzare, io in realtà l'avevo visto anche come segnalibro, poi in realtà nella mia testa lo immaginavo in una... come una cosa diversa, poi è uscito questo, allora mi piaceva comunque farlo. E in mano ha il mazzo di fiori, e sono anche queste delle mimose un po' più... stilizzate. Sì, un po' diverse rispetto a quelle dell'anno scorso. E il mazzolino è formato dal, appunto, il mazzo di juta, poi all'interno ci sono dei pistilli, che questi invece sono già fatti, e del pannolenci per creare le foglioline. Anche perché farli così piccoli sarebbe stata un po' cattiveria, fare la mimosa così piccolina, ma siccome noi non siamo cattive, non siamo così sadiche... solo tra di noi. Solo masochiste tra di noi. E non siamo così sadiche, allora abbiamo pensato di mettervi i pistilli fatti. E poi in mano ho messo a questo folletto il cuoricino. La Monica, ecco, mi ha litigato, non si dice, lo so, però mi ha sgridato perché ho scritto 8 in parola. Non mi piaceva semplicemente perché mi sembrava quando si compila l'assegno. Quando devi mettere la cifra per esteso. Non mi piaceva l'8 scritto in parole. Ok. Però la Franci, che è più così, allora l'ha messo in lettere. Potete scriverlo anche in numeri. Ma non pensavo all'assegno, anzi. Qui ci sono idee discordanti, però tante teste e tante idee. Quindi potete fare quello che vi piace. Mi piaceva. Sì, esatto. Comunque il cuoricino all'interno è senza scritta, quindi potete scrivere quello che volete. La nostra idea era appunto di poterci scrivere una frase corta o una dedica, qualcosina. Mi piaceva l'idea. Volendo potete anche metterla direttamente qua, ma a me piaceva il cuoricino, quindi gliel'ho aggiunto. Saluto Cinzia che ci ha detto ciao ragazze. Ciao, ciao. Ciao Ivana anche. Ciao. E Laura chiede quanto viene, mi riservi un kit. Adesso vi dico. E ho finito di parlare, sì. Allora, quello che vedete qua nero è perché l'ho inserito nel fiore. Cioè lo stecco è ovviamente l'abbiamo tutto legno. Pucciato nella terra. No, perché magari, ecco. E il kit, come quello della mimosa, viene 8 euro, e anche di Mimi. Volendo 8 euro di uno, 15 di due. Volendo si possono fare anche insieme. Facciamo quindi questa uno cosa qui. Più uno, 15. Esatto, volendo si possono fare anche due kit insieme, costano comunque 15 euro.
Quindi Laura, fammi sapere se ti interessa solo il folletto qua Mimi singolo, oppure doppio con il kit a 15 euro invece che 8 per un pezzo solo, oppure se li vuoi misti. Questa l'avevi fatta sicuramente, però vedi tu, insomma, quello che ti ispira di più. Oppure se avete del materiale a casa, noi proporremo anche di fare un tutorial. Lo faremo la sera, ovviamente, prima dei 15 giorni. Ma lo facciamo già sicuramente? O... No, chiedevo se volevano il tutorial, perché o prepariamo i kit con delle spiegazioni, o volendo di questo c'è già il tutorial, quindi tranquillamente. Sia su Facebook che su YouTube, quindi potete andare anche sul canale e vedere un po' di video. Ah, una piccola parentesi che vi dico adesso su YouTube. L'apro. A parentesi tonda. L'apro, non chiuderla. L'apro. Sto caricando man mano un po' di video anche sul canale di YouTube, perché tanti vedo che magari i vostri video su Facebook, anche chi non è iscritto a Facebook, li può vedere comunque, ma per comodità li mettiamo anche su YouTube, magari non tutte le dirette, però quelle che riesco, insomma, le caricherò anche su YouTube, quindi se volete potete andare a pigliarle anche di là. Chiusa parentesi tonda, vai. Ok, e saluto Alessandra e Sandra. Alessandra e Sandra. Ciao. Ciao a tutte, benvenute. Interrotta, porca miseria. La domanda era, prima di aver interrotto il tutto, preferite il tutorial una sera il tutorial di Mimi, oppure facciamo il kit con le spiegazioni scritte? Perché magari alcuni piace... Via il televoto! Via il televoto! Vai! No, potete commentare anche dopo, a diretta finita, tranquillamente, così noi leggiamo i vostri commenti e valutiamo se fare uno o l'altro. Ok. Comunque o uno o l'altro si fa. Sì, o uno o l'altro, che così ottimizziamo i tempi. Perfetto! Ok, allora, noi come sempre, da ieri praticamente... Abbiamo ricambiato Danni, di nuovo. Facciamo... Noi ci vediamo di nuovo domani alle 12, sempre in diretta. Per chi si fosse perso le dirette precedenti, abbiamo deciso una volta per tutte, e questo sarà il mood da qua ad oltranza, che faremo le dirette quotidiane dal lunedì al giovedì, sempre alle 12 qui sulla pagina. Il venerdì e sabato invece li dedicheremo ad altro, quindi altri progetti, corsi, eccetera. Però dal lunedì al giovedì alle 12 qui sulla pagina ci trovate in diretta, magari con qualche presentazione, non so, un progetto nuovo, un articolo nuovo, qualcosa in sconto, insomma, qualcosina per voi. Così, così. Allora, mi dicono, sì, tutorial, per me è indifferente, posso prenotare due kit di Mimi, grazie mille. Sì, Ivan, allora un kit da due pezzi, quindi 15 euro del folletto. Poi me lo scrivo. Laura, per me è meglio il tutorial scritto. Infatti Laura dice il tutorial scritto. Okay. Io sto facendo da mangiare, vi riguardo dopo. Cosa state facendo di bello? Gabriella, abbiamo presentato i due progettini per la festa della donna. Poi ti riguardi la diretta con calma, così non sto a ripetere tutto l'ambaradan. No, appunto, scriveteci sotto se preferite una cosa o l'altra. Perché poi... Alessandra, tutorial... Sì, dai, vediamo. Perché ovviamente vediamo noi dopo. Proponiamo delle cose, però tante volte potrebbero anche non andare bene, quindi siamo aperte a consigli. Come sempre. In caso faccio entrambi. Se siamo a metà e metà, faccio entrambi. Scritte e tutorial. Dai, cerchiamo vediamo. Di ottimizzare esatto. I tempi, vediamo cosa vi piace di più. Ok, allora noi oggi è mercoledì, sì, quindi ci vediamo anche domani alle 12 qui sulla pagina per una nuova diretta. Io passo di là e vi saluto. E io sto qua. Ciao a tutte, buona giornata, ciao. Buon pranzo a chi non ha già pranzato. Buon pranzo e buona giornata. Ciao. Ciao.